Ecco Carmen, vediamo altri materiali. Innanzitutto mi sembra una sala artistica. Qui c'è uno splendido quadro d'olio. A che epoca risale? Questo quadro risale sicuramente alla metà del XVII secolo ed era la raffigurazione e il ritratto, innanzitutto, va bene, c'è l'effigie della Vergine del Carmine che per tradizione è la mamma di Napoli. Sicuramente è la figura materna a cui il popolo napoletano si rivolge per elezione. E in basso invece l'effigie femminile rappresentata è quella della fondatrice di questo ospedale. Si tratta della nobildonna catalana Maria Lorenza Longo che nel 1522 fonda questo ospedale per accogliere gli incurabili di Napoli. Chi erano gli incurabili? Il concetto di incurabili è un concetto sempre legato alla condizione di miseria, di infermità, ma anche di povertà in cui versavano i soggetti che chiedevano accoglienza e ricovero all'interno di questa struttura. Incurabili in particolare nel 1522 sono i sifilitici e le sifilitiche, perché storicamente alla fine del 400, precisamente nel 1494, a Napoli arriva questa epidemia impattante di sifilide legata alla discesa delle truppe del sovrano francese Carlo VIII. E in effetti la promiscuità, il mescolarsi delle truppe francesi con le donne napoletane e anche con le prostitute napoletane, perché questa era una realtà sicuramente innegabile, facilita la diffusione di questo morbo che i napoletani definiscono mal francese, i francesi definiscono mal napoletano. Si tratta di una malattia a trasmissione sessuale per la quale non esistevano terapie, assolutamente no, ma una malattia progressiva con tre diversi stadi evolutivi e sostanzialmente letale. E la morte sopravveniva dopo un lungo periodo di acute e gravissime sofferenze. All'interno di questo ospedale, quindi, la Maria Longo decide di accogliere sifilitici e sifilitiche in reparti separati, ma soprattutto con un'intuizione di grande impatto sociale, prova a redimere le prostitute numerosissime che esistevano, appunto esercitavano il meretricio nei vicoli di Napoli, le accoglie all'interno di questa struttura ospedaliera con la promessa di un recupero sociale, perché le prostitute che erano accolte esattamente qui, in questi locali, che erano appunto il convento delle ex prostitute pentite o convertite, le prostitute alloggiavano e in cambio, diciamo così, di questa accoglienza esercitavano un'attività di assistenza nelle corsie ospedaliere, quindi si tratta di un recupero di carattere sociale di grande impatto e di grande portata. Da un lato si recuperava effettivamente l'esistenza di queste disperate e d'altra parte si utilizzavano le stesse nell'assistenza di malati che per l'alta contagiosità della malattia non potevano essere trattati facilmente da un normale personale addetto all'assistenza caritatevole e sanitaria. Ed ancora sempre Maria Lorenza Longo ha tributato fin dalla fondazione dell'ospedale una peculiare attenzione all'assistenza alle donne. Possiamo senz'altro dire che gli incurabili hanno rappresentano 500 anni di assistenza alle donne. La fondatrice infatti stabilì dalla fondazione e per statuto che qualsiasi donna, ricca o povera, patrizia o plebea, indigena o straniera, purché incinta, bussi e le sarà aperto. Quindi lunghissima tradizione ostetrica all'interno di questa struttura ospedaliera. L'arte ostetrica, che è un'arte sanitaria appunto, veniva espletata per tradizione da sempre, dall'origine dell'umanità, grazie all'assistenza prestata da donne, le cosiddette levatrici o mammane. Che cosa accade? Che a metà del Settecento però il personale medico, i medici cominciano a rivendicare una propria competenza più scientifica e professionale rispetto appunto all'assistenza della gravidanza e del parto, per cui nel 1785 Maria Carolina, la moglie di Ferdinando IV, richiama qui a Napoli Maria Teresa Ployan, l'ostetrica di corte della sorella Maria Antonietta a Parigi, e Teresa Ployan si trasferisce qui a Napoli e fonda all'interno della struttura ospedaliera una scuola di formazione professionale per le levatrici napoletane. Qui c'è un busto, chi è questo signore? Questo signore è un grande medico e un grande scienziato, si tratta di Domenico Cirillo.
Anatomista botanico, ad appena 21 anni infatti riesce ad aggiudicarsi con un concorso la cattedra di botanica. Cosa c'entra la botanica con la medicina? C'entra tantissimo, perché la stragrande maggioranza dei rimedi terapeutici farmacologici provenivano ancora alla fine del Settecento dal mondo botanico, quindi le piante officinali erano fondamentali per offrire un rimedio alla maggior parte delle malattie che venivano curate all'interno di questo nosocomio. Inoltre, Domenico Cirillo si dedica anche all'insegnamento dell'ostetricia, che abbiamo detto ha avuto grande parte, grande tradizione e grande rilievo all'interno di questa struttura. E non ultimo dobbiamo sottolineare anche il suo impegno politico, perché Domenico Cirillo partecipa ai fatti rivoluzionari del 1799. A differenza di Domenico Cotugno, anche Cirillo era fortemente legato alla corte borbonica, però in effetti accoglie, fa propri queste idee, questi ideali di uguaglianza, fraternità, libertà, che sono il grande afflato libertario e massonico che invade Napoli nella seconda metà del Settecento, fa propri questi ideali e quindi affronta anche la pena di morte pur di sostenerli. In effetti lui dirige il battaglione degli incurabili, un battaglione di studenti, di giovani studenti di medicina e di giovani medici che insieme a lui aprono le porte alle truppe francesi che arrivano a Napoli nel gennaio del 1799. La rivoluzione, come sappiamo, dura appena 6 mesi e Cirillo praticamente non abdica però ai suoi ideali, ai suoi principi, per cui affronterà la condanna a morte il 29 ottobre del 1799. Ecco, qui ci sono degli altri strumenti. Innanzitutto è un osso decorato quello lì, o mi sbaglio? Esattamente, quella è una scapola di yak e che reca incise evidentemente formule magiche, formule destinate ad essere recitate in maniera taumaturgica nel tentativo appunto di recare la guarigione. Chiaramente è uno strumento utilizzato dagli sciamani, quindi appartenenti a ben altre civiltà, a ben altri saperi curativi e medici. All'interno della bacheca invece quelli che vediamo sono clisteri di varie dimensioni e di varia foggia. Dobbiamo infatti ricordare che le terapie curative venivano somministrate per via orale o per via anale oppure per via transdermica, quindi con frizioni di unguenti, pomate, balsami che si effettuavano nel palmo delle mani o sotto la pianta dei piedi. E all'interno dei clisteri invece venivano introdotte delle sostanze curative, molte delle quali provenienti, come dicevo prima, dal mondo botanico, mescolate ad acqua di rose, e l'assorbimento anorettale ovviamente è un assorbimento privilegiato, per cui questi farmaci riuscivano a esplicare una discreta efficacia. Ma anche questi mi sembrano un po' strumenti di tortura, o sbaglio? Ma assolutamente sì. Invece vedo quest'altro armadio, quest'altra teca molto ricca. Che sono? Farmaci? Allora, qui troviamo mortai di diversa foggia e di diversa dimensione. Servivano appunto a polverizzare, a frantumare le sostanze provenienti dal mondo minerale o dal mondo botanico, come dicevo prima, che venivano poi utilizzate in farmacologia, in farmacopea, per produrre appunto le sostanze utilizzate per la cura. Ci troviamo infatti in un settore dedicato alla storia della farmacia, alla storia appunto dell'approccio curativo. Chiaramente la storia della farmacologia affonda le sue radici nella storia dell'alchimia. Alchimia non è una parola sconvolgente, ma evidentemente la scienza alchemica era la scienza cinquecentesca e seicentesca che ha preceduto poi l'approccio positivista, e in qualche modo la nostra farmacia storica, in questo momento non visitabile, rappresenta proprio l'anello di congiunzione, il momento di passaggio tra la conoscenza alchemica del mondo appunto minerale e invece un approccio di tipo metodologicamente più avanzato, quello galileiano, che è sicuramente l'appannaggio delle conoscenze acquisite dalla fine del Settecento in poi. Queste pompe che sono? Sono clisteri, ovviamente, anche questi. Oddio, ma per cavalli? Sì, questi sono effettivamente dedicati al mondo delle specie animali, diverse dalla specie umana, date le dimensioni. Ecco, vediamo ancora, ecco, bellissima questa teca. Sì, questa teca racchiude appunto alambicchi e vetreria varia che veniva utilizzata all'interno dei laboratori per la produzione dei farmaci. Dobbiamo ricordare che in effetti i farmaci fino alla metà dell'Ottocento
continuano ad essere prodotti all'interno delle grandi farmacie ospedaliere, perché ogni ospedale di grande dimensione era dotato di una propria farmacia che produceva quotidianamente i farmaci destinati ai soggetti ricoverati all'interno delle corsie ospedaliere. E soltanto dalla fine dell'Ottocento in poi si avvia una produzione su vasta scala all'interno delle prime industrie farmaceutiche. In Italia le prime industrie farmaceutiche nascono proprio negli ultimi decenni dell'Ottocento. Ecco, vediamo ancora, qui c'è una bilancia una bilancia dei mercati generali, o mi sbaglio? Allora, questa era comunque una bilancia che serviva per l'approvvigionamento di tutte queste materie prime, potremmo definirle, provenienti appunto dal mondo botanico, ma anche dal mondo minerale, che servivano appunto per la preparazione dei farmaci. Ovviamente una farmacia ospedaliera aveva bisogno di grandi quantità di materie prime per poter poi produrre, rispondendo al fabbisogno di circa 1200, anche 1500 pazienti ricoverati. E quest'altra colonna qui che cosa contiene? Quest'altra vetrina invece accoglie le prime maschere di Obredan, praticamente sono le prime maschere con le quali venivano somministrati dei vapori di etere e cloroformio dalla metà dell'Ottocento in poi. Infatti finalmente si acquisisce questa pratica che serviva sostanzialmente ad anestetizzare il paziente prima di sottoporlo ad interventi chirurgici. Come funzionava? All'interno di questi sacchetti, che sono costituiti, realizzati con delle vesciche animali, si introducevano appunto una piccola quantità di etere o cloroformio e i vapori prodotti dall'esalazione appunto di queste sostanze passavano nel boccaglio che veniva appoggiato sul naso e bocca, e quindi l'inalazione di questi vapori sostanzialmente provocava la narcosi del paziente. Ecco, qui abbiamo ancora degli alambicchi, vedo. Alambicchi, ma anche questi sono dei banali orinatoi. Dalla foggia, devo dire, molto delicata, molto particolare. Elegante. Quindi si senta a credere che possa trattarsi di un comunissimo pappagallo. Pappagallo, sì. Okay. Beh, su certi aspetti. E diciamo... la foggia è differente perché per la donna, vista la configurazione anatomica della zona genitale, aveva ovviamente una configurazione diversa. Sono comunque oggetti molto eleganti, effettivamente. Diciamo, la modernità in plastica è stato un arretramento. Sicuramente un passo indietro. Questo è un enorme mortaio in cui appunto venivano pestate le sostanze, ripeto, minerali o anche provenienti dal mondo botanico, per ridurre in polvere, e poi queste polveri venivano utilizzate per realizzare infusi o anche per produrre unguenti. Qui ci si mettevano essenze? Essenze, ma qui si tratta proprio anche di queste sono boccette che risalgono a inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento. Abbiamo già i primi preparati di provenienza industriale. Credo che sia un vaso questo. Questo è un vaso, questo sì, è un gabinetto. Napoli vanta un primato, l'invenzione della carta igienica, che comunque rappresenta una conquista per l'umanità dal punto di vista igienico, ovviamente, visto che attraverso le feci purtroppo transitano moltissimi germi e batteri responsabili di malattie infettive e anche responsabili di epidemie. Si pensi alle epidemie di colera, insomma, che hanno afflitto Napoli dal 1836-37 a più riprese. Qui vedo altri strumenti chirurgici, o sbaglio? Sì, sono strumenti di varia foggia e di differente anche utilizzo. Ce n'è qualcuno in particolare che può essere significativo? Ma ne può prendere qualcuno in mano, voglio vedere. Sì, lo farei fare al professore Rispoli, che essendo chirurgo sicuramente ha una competenza e una raffinatezza tecnica di rappresentazione superiore alla mia. Questa è una bacheca speciale, perché sono proprio i ferri dei maestri di chirurgia, stanno i ferri della Monessa e gli strumenti che sono stati usati. Questo per esempio è rarissimo, è un apparecchio, è un set trasfusionale addirittura. Siamo agli inizi dell'Ottocento, quindi le prime trasfusioni di sangue venivano assicurate in questi sistemi e con queste aghicannule molto rudimentali. Ma questo per esempio è un ago che andava in una vena e serviva a salvare una vita umana di un paziente in preda all'emorragia. Questi sono documenti molto particolari di questa storia. Vi prego di notare che questa è ricavata non in vetro, ma è il calamo di un uccello, è un becco di un uccello. E qui poi trovate
per esempio dei bisturi in avorio, questo è particolarissimo, il manico in avorio, anche perché si tratta di ferri di caposcuola. Qui abbiamo, per esempio, dei saggiatumori, sono strumenti che venivano usati per perforare un organo, e quindi dal tipo di rumore che si sentiva o di sensibilità nelle mani di chi effettuava la cocentesi, in realtà si poteva stabilire se era un tumore fibroso. In realtà sono un sistema molto simile ai nostri cavatappi, ma serviva per capire se si trattava di un mioma o di un sarcoma, per esempio, no? E poi l'ago, che da sempre è, ancora oggi noi ricorriamo alla puntura per coprire la vera natura di una tumefazione. Questi sono tutti strumenti a tre quarti molto raffinati, ma servivano in realtà per pungere e quindi studiare l'essudato, gli umori che uscivano. Questi sono molto interessanti, sono dei bisturi per esempio ad arco che presentano una parte tagliente, il manico in tartaruga, e una punta smussa. E a che servivano? E questo si usava per una fistola perianale. Questo si chiama bisturi royal, perché nello stesso foggio è stato usato per operare il re Luigi XIV di fistola perianale del 600. Quindi è uno strumento veramente straordinario. Qui ce ne sono due e credetemi, sono di una straordinaria capacità terapeutica. Poi per me hanno anche un valore particolare, perché sono le origini della nostra disciplina. E dietro questi ferri, che poi questi sono spesso i puntali, sono in argento, in materiali preziosi, si nasconde la voglia di usare il meglio della tecnologia per la cura. Questa per esempio è una cassetta che viene da Bologna per chirurgia vaginale. Qui vedete degli speculi in realtà che servivano proprio per operare attraverso la vagina. Insomma, sono strumenti veramente molto simili alla foggia di oggi, ecco. E poi sono di qualità veramente straordinaria, perché sono stati forgiati, sono tutti strumenti che sono stati forgiati a mano. Questa per esempio è una siringa per aspirare. E poi c'erano i cosiddetti bisturi nascosti, ce ne sono tantissimi. Questa per esempio è un ago, e poi soprattutto mi piace far notare che in realtà questi strumenti poi venivano reinseriti nel loro interno per evitare fondamentalmente che ci si potesse pungere. C'era un'attenzione addirittura ad evitare una puntura accidentale. E poi, visto che sei così interessato a questi dettagli, ti voglio mostrare come in realtà qui si caricava con un filo all'interno di questo piccolo buco, e quindi diventava un passafili, ma in realtà serviva per suturare. Si suturava da una parte all'altra della pelle. E poi anche molto curiosi sono questi bisturi, che io trovo raffinatissimi, perché sono curvi, e quindi si sceglieva l'incisione a seconda dell'organo su cui operare. E la cosa interessante è che non erano strumenti usa e getta, ma erano strumenti per sempre. Infatti anche a distanza di 2 secoli conservano il loro fascino, e addirittura chi li ha costruiti ha impresso il marchio per segnalare che si tratta di un oggetto di grande qualità. Tra l'altro, spesso questi artigiani lavoravano sotto le indicazioni del chirurgo, per cui lo strumento rappresentava l'esecuzione di un artigiano molto abile, che ascoltava quella che era in realtà la necessità del chirurgo. Oggi non è più possibile questo. Infatti, mentre nel passato gli strumenti avevano ha caratteristiche di essere fatti con dei metalli anche costosi, come l'argento e l'oro, che sono duttili e malleabili, quindi hanno delle caratteristiche particolari. Oggi nessun chirurgo potrebbe permettersi un bisturi col manico in avorio, anche perché non potrebbe essere correttamente sterilizzato. Parliamo di un tempo in cui la sepsi. Di che anno sono questi strumenti? Questi qua sono a cavalire tra fine 700 e inizio 800. Tra l'altro li abbiamo lasciati così come un unicum, perché noi abbiamo raccolto tutto il materiale storico sanitario della Campania con un progetto, devo dire, ambizioso, che comunque siamo riusciti a portare a termine, e abbiamo catalogato oltre 27.000 oggetti in questo museo, che raccontano una storia avventurosa del rapporto tra la medicina e l'uomo. Perché in realtà al centro del nostro obiettivo, della nostra ricerca, c'è sempre l'umanità dolente, ma anche capace di
di reagire e di applicare correttamente quelle che sono poi le regole della ricerca per risolvere i problemi. Ecco, qui puoi vedere per esempio delle stampe antiche, queste vengono dal Diderot e d'Alembert, che è la prima trattato di medicina che mette in evidenza l'importanza della chirurgia, che prima era affidata veramente a personaggi da medici girovaghi o anche soprattutto chirurghi improvvisati come i barbieri per esempio, o gli applicatori di sanguisughe. Invece noi qui vediamo proprio le origini della disciplina che cerca delle regole e dei metodi per diventare una scienza. Qui vedo strumenti per oculistica, fanno impressione, li infilavano in un occhio. Sì, ma se tu guardi qua, Enzo, ne trovi ancora di più raffinati, perché questi sono bisturi per oculistica, devo dire, hanno una punta molto sottile. E hanno, tra l'altro, qui a Napoli c'è stata una grande scuola, quella del professore Quadri, che venivano da ogni parte d'Europa. Oggi sembra difficile immaginarlo, ma venivano da Parigi o da Londra per imparare l'arte di operare in questo grande ospedale. Ecco perché noi abbiamo avuto con forza, anche tra le difficoltà dell'oggi che attraversiamo, abbiamo voluto questo museo che fosse un museo della memoria, non soltanto del rapporto tra l'umano e la malattia e la società, ma anche una memoria dei grandi medici di questa fioritura della scuola medica napoletana, che in queste corsie ha mosso delle pagine di incredibile rigore scientifico e soprattutto anche di una grande lezione di etica medica. Basta pensare a Antonio Cardarelli, che visitava i pazienti gratis, a Molisano Cardarelli, certamente, tra l'altro anche senatore eletto per la provincia di Isernia, e il suo giovane allievo che purtroppo morì giovanissimo, il nostro Giuseppe Moscati, ora santo, che in realtà hanno scritto delle pagine incredibili in cui accanto alla scienza c'è la carità come motore unico che consente di affrontare nel passato, ma che anche oggi dovremmo riscoprire per dare un senso alle cure.